Bentrovati a Giovanni Vimpinelli, è la semifinale, la prima semifinale del Cacadero Waterpolo Challenge, di fronte Visnova in calottina bianca e Salerno in calottina scura. L'arbitro Matteo Giacchini di Civecchia è pronto a far iniziare la partita, però devo anche conto delle formazioni delle due squadre. Squadre che hanno giocato già 9 partite nel corso di questa competizione, 7 nel girone eliminatorio. Proprio il via di questa prima semifinale, palla al centro scodellata da parte dell'arbitro, poi recuperata dai giocatori del Visnova. Partiamo con le formazioni, iniziamo dal Salerno, numero 1 Tortorella, numero 2 De Dominici, numero 3 Pagano, numero 4 c'è la Manna. Ora vediamo l'attacco del Visnova, il fallo, i danni di Benedetti. Benedetti, palla in mezzo, Emanuele Bellantoni, subito il vantaggio del Visnova che sblocca la situazione di questa gara. Si fanno sentire dalla tribuna i tifosi della formazione capitolina. 1-0 diciamo la formazione del Salerno, numero 4 La Manna, numero 5 Marcellino, numero 6 Orio, numero 7 Alfano, numero 8 Arienzo, numero 9 Santoro, numero 10 Strianese, numero 11 Barella, numero 12 Manfredi, numero 13 Pierno, numero 14 Salvio, numero 15 Pisani. Il tecnico è Andrea Scotti Galletta. Ora proprio l'attacco del Visnova, la palla data a De Dominicis che cerca il fallo. Riesce il fallo da parte del Visnova, attacco però da parte degli ospiti, le indicazioni chiare da parte di Andrea Scotti Galletta, un mostro sacro della pallanuoto italiana. La Manna tenta la botta di versione e poi la parata di Tommaso Peluso. Per quanto riguarda Visnova, si schiera proprio con il numero 1 Peluso, numero 2 Michichè, numero 3 Provenziani, numero 4 Cicchetti, numero 5 Di Mario, numero 6 Consoli, numero 7 Benedetti, numero 8 Costanzo, numero 9 Guglietti, numero 10 Quattrini, numero 11 Bellantoni che segnano il primo gol, numero 12 Romagnoli, numero 13 Anelli, numero 14 Giuliano e poi il tecnico Daniele Ruffelli. L'espulsione, uomo in più per il Visnova. Si gioca correttamente con la palla verso Di Mario, le finte di Di Mario, il tiro, la parata di Tortorella che la mette in angolo. Gli applausi da parte del pubblico di Fede Salernitana. Questo match è iniziato ormai da un paio di minuti, ci sarà l'angolo per quanto riguarda il Visnova. 4 tempi per questa partita, da 8 minuti però non si giocherà con tempo regolare effettivo, ma con il tempo verrà interrotto solamente in caso di gol, in caso di infortuni, in caso di timeout, come avviene solamente a campionato esordiente, che se lì i minuti sono 10 e non 8. Si alza il giocatore di Visnova, palla in mezzo, il tiro, Luca Provenziani, l'esultanza, Visnova raddoppia. Match è iniziato veementemente per quanto riguarda la squadra allenata da Daniele Ruffelli. 2-0, reti di Bellantoni e Provenziani, Benedetti, scusate, Bellantoni che ha realizzato il suo gol numero 13 in questo torneo. Per Provenziani ancora meglio, perché ne ha messi a segno addirittura 21, è uno dei maggiori cannonieri di tutto il torneo che si sta giocando ormai da giovedì scorso al Palagalli di Civitavecchia. Il fallo subito da parte di Strianese, viene dato fallo semplice per la squadra in calottina scura. La palla consegnata dietro verso La Manna, Carlo La Manna orchestra l'azione, marcato direi fine di efficacia del gioco del Visnova. De Dominicis, il fallo su Michele De Dominicis, si ferma il numero 2 del Salerno, diciamo categoria under 13, viene chiamato un'espulsione da parte dell'arbitro Giacchini. Uomini più per il Salerno, avanza La Manna, vediamo se tenta la botta, l'appoggio per il mancino Arienzo, nuovamente La Manna, entra il gioco del Visnova che da fuori, il tiro, direzione fuori, l'ultimo tocco è stato di Benedetti, pallone quindi per il Visnova. C'è anche l'espulsione chiamata ad Alfano che va nel pozzetto, anzi si tratta in realtà di Orio che va nel pozzetto, attacco del Visnova con Quattrini, tenta la botta, Tommaso Quattrini, incredibile inizio di partita da parte del Visnova. Sono già 3 i gol messi a segno da parte della squadra di Daniele Ruffelli, che ricordiamo portiere in passato in tante squadre tra cui Lazio, Roma, Anzio, Cosenza, Latina ed Asci Castello. Per quanto riguarda Daniele Ruffelli, il tecnico della formazione romana, assieme a Andrea Marucci gestisce gli under 13. Si riprende il gioco con il Visnova che sta chiaramente comandando questa partita. Visnova che ha vinto quasi in goleata quasi tutte le partite, ad eccezione del pareggio per 3-3 con il Padova nell'ultima giornata del girone eliminatorio. Pallone recuperato dalla squadra dei Leoni,
vediamo Provenziani davanti, il passaggio per Giuliano, il tiro, Ferdinando, Giuliano, che partita del Visnova, ma un Salerno assolutamente inefficace a questo momento, una sola squadra in campo in questi primi minuti di gioco del primo tempo, rete ancora del Visnova, ha segnato Ferdinando Giuliano la rete del 4-0. Chiama il timeout il tecnico Andrea Scotti Galletta, che dirige la formazione campana assieme al suo vice che è Giuliano Di Donato, per cui i gol di Provenziani, Quattrini, Bellantoni e Giuliano stanno consentendo alla formazione in calottina bianca di essere nettamente in vantaggio nel corso di questa semifinale, diciamo un lungo percorso per arrivare a queste semifinali. Si è iniziati giovedì mattina con le prime partite del girone eliminatorio, 32 squadre sono iscritte a questo torneo diviso in 4 gironi da 8 squadre, le prime 4 sono andate al tabellone principale delle prime 16, le altre partecipano ai tornei di consolazione per aggiudicarsi i posti dal 17esimo al 32esimo. Questa è la prima semifinale, la seconda si giocherà immediatamente dopo questa partita e sarà tra Quinto e Bogliasco, per cui un derbissimo, visto che tra l'altro la prima squadra del Quinto gioca proprio a Bogliasco le sue partite casalinghe. Si va a riprendere a giocare dopo l'interruzione, però vediamo anche sul Weedy Ball del Palagalli anche l'annuncio delle formazioni che giocheranno la gara dell'All Star Game dedicato a Daniele Rossi, che si giocherà alle 21.30, 21 giocatori da parte, 21 giocatori dall'altra, quasi tutte le squadre partecipanti al torneo sono rappresentate. Ma torniamo a commentare questa partita con il passaggio per Strianese che allarga per Pagano. Cristian Pagano cerca il fallo e ci riesce, vediamo i giocatori che sono molto piccoli, ovviamente se siete abituati alle gare di Serie 2 è ovviamente un salto in basso dal punto di vista squisitamente tecnico, però stiamo parlando di ragazzi, di bambini di 13 anni. Viene chiamato l'uomo in più, viene mandato nel pozzetto un giocatore di Visnova, si tratta di Di Mario, la palla è per Manfredi, Giovanni Manfredi si alza, non può andare al tiro, il tiro di Manfredi, palla che finisce fuori, non c'è stato il tocco da parte del portiere Peluso, lancio lungo all'indirizzo del giocatore Visnova, la palla però viene messa a fondo da Luca Provenziani, buonissima uscita da parte del portiere Edoardo Tortorella. Per quanto riguarda il Salerno c'è spazio da questa parte per De Dominicis, il tiro in due tempi, ci arriva Peluso, para Tommaso Peluso e la parata dell'estremo difensore giallorosso, il lancio corto di Peluso all'indirizzo di Benedetti, Benedetti per Quattrini che ha segnato uno dei 4 gol del Visnova nel corso di questa partita. Di Mario tenta la botta, tira addosso al portiere Tortorella, le lamentele da parte di Ruffelli che voleva forse più cinismo, più tranquillità da parte di Di Mario, che è andato al tiro forse un pochino troppo veloce rispetto alla situazione. Vediamo, si gioca con la regola, il tiro da lontanissimo, Luca Provenziani che ha recuperato il pallone e l'ha messa dentro praticamente da quasi centrovasca. 5-0 il punteggio, l'arbitro Giacchini invita Scotti Galletta a rimanere un pochino più tranquillo. Fatto sta che c'è stato il gol, direi molto importante anche per come è arrivato da parte di Luca Provenziani, 5 le reti della squadra giallorossa di Visnova, 0 per quella del Salerno. Continua a giocare questo primo tempo, ovviamente non vediamo in versione cronometrica per questa semifinale, vediamo il pallone giocato da parte del Salerno con l'avanzata di Marcellino, Marcellino offre il pallone a Manfredi, Marcellino per Manfredi, vediamo se ce la botta da fuori, poi il Salerno è in chiara difficoltà in questo momento perché il pressing evidente, non c'è fallo, controfuga della squadra del Visnova con Provenziani, Provenziani si avvicina alla porta, Provenziani è solo dall'altra parte, troppo lungo il passaggio per Bellantoni, Bellantoni per rubare la palla, raddoppiato Bellantoni, il fallo ai danni dello stesso giocatore della squadra romana. C'è possibilità forse di uomo in più temporaneo per il Visnova, l'appoggio da questa parte per Quattrini, Quattrini ci prova, Tommaso Quattrini, è un chiaro dominio del Visnova, sembra essere già finita questa semifinale, 6-0 il punteggio e finisce qui il primo tempo, Visnova 6 Salerno 0. Via, è appena iniziato il secondo tempo di questa gara tra Visnova e Salerno, ma
tutto lascia presagire a un dominio chiaro da parte degli uomini, proprio dei ragazzi, visto che parliamo di categoria under 13, di Daniele Ruffelli. Pallone recuperato dalla Salerno, questo scatto al centro del secondo parziale. Vediamo anche Alessandro Vaccaterra seguire il match a bordo vasca in la maglia del torneo. Vediamo se ci sarà una reazione dei ragazzi di Andrea Scotti Galletta. L'espulsione chiamata al giocatore di Pisano, palla da davanti, c'è lo spazio, il tiro, para qui molto bene Peluso, ha sbagliato De Dominicis l'occasione per dare il primo gol al Salerno. Bell'intervento di Peluso, è rimasto fermo, vedo che l'avversario gli ha praticamente tirato addosso, però lì non è semplice riuscire ad opporsi al meglio, perché poi se non ci vai duro su quel pallone è vero che la prendi, ma poi finisce dritta a porta tua. Si gioca con i Visnava che attacca, si alza un giocatore, si tratta di Di Mario. Di Mario va in mezzo, appoggio troppo corto all'indirizzo di Bellantoni, palla che viene consegnata ai giocatori campani che vanno in attacco. Salerno che durante questo torneo ha vinto 8-2 col Pescara, 10-1 col Torino, vediamo ovviamente il girone, 8-0 col Flores, 12-0 col Waterpolo Palermo, poi ha pareggiato 2-2 col Bogliasco che giocherà la semifinale, ha vinto 4-1 col Perugia e 7-2 con lo Sturla, poi negli ottavi ha eliminato la Prorecco, il Prorecco per 2-0 vincendo, poi ai quarti 3-2 ai danni della nuova Waterpolo. Palla per De Dominicis, il fallo su Michele De Dominicis, attacco del Salerno, più avanti ovviamente parleremo anche dei risultati conquistati a Visnova nel corso di questo torneo. Palla in mezzo, alza il pallone ma nulla di più per Mattia Stranese, che era andato in posizione di centroboa. Attacco del Visnova, avanzata ovviamente di Provenziani, forse il più veloce tra tutti quelli in vasca, Provenziani va dall'altra parte per Quattrini. Quattrini ha già segnato 2 gol in questa partita. Quattrini, palla dietro per Giuliano cerca il fallo che non arriva, Ferdinando Giuliano conquista il fallo, l'appoggio per Benedetti, espulsione a Stranese, uomo in più per il Visnova che cerca ormai di chiudere questa partita, di evitare un possibile ritorno dei giocatori del Salerno. Deviazione sul tiro di Giuliano e poi la ripresa del pallone di Edoardo Dottorella. Il Visnova questo torneo ha battuto per 12-1 la Vedombari, poi 7-0 l'Aquavion, 8-1 l'Azzurra Prato, 14-0 la Centuncelle. Purtroppo il pallone viene fermato e l'arbitro indica la ripresa del gioco, diciamo 14-0 la Centuncelle, 5-2 la Prorecco, 11-0 la Rotterdam di Napoli, poi il pareggio l'ultima giornata, 3-3 contro il Padova, negli ottavi la vittoria 17-1 addirittura con il Torino e poi l'8-0 al San Mauro. Vediamo proprio il tiro, para qui Peluso, c'è un'occasione di Carlo Lamanna, uno in più per i giocatori romani, Provenziani è solo, il tiro, deviazione di Edoardo Dottorella che sta alzato molto bene con le braccia, la palla finisce in angolo. Ricordiamo anche che qui c'è anche il tempo di possesso, solitamente che abbiamo esordienti non c'è il tempo di possesso, qui invece è indicato con 35 secondi. Si gioca con Provenziani, il passaggio è per Di Mario, Geremia Di Mario, vediamo se è stata la botta, la palla non è entrata, traversa e poi linea di Di Mario, si disperano i giocatori del Visnova, però la palla non è entrata, si prosegue quindi con il match. Ho visto anche Roberto Vaccaterra girarsi prima intorno alla vasca, viene mandato il giocatore del Pozzetto, si tratta di Giuliano che va fuori per i prossimi secondi. Attacco del Salerno, tralla in mezzo però bloccata da Peluso, vediamo in questo caso essendo categoria N13 il giocatore che espulso va fuori, entra subito il giocatore che gli arriva dalla macchina oppure può toccare ed entrare subito, non ci sono i 20 secondi. Vediamo il tiro e parata del portiere Tortorella su Bellantoni. Bellantoni ha sprecato l'occasione del 7-0, gli applausi scroscianti del pubblico giallorosso verso Edoardo Tortorella. Santoro avanza, ecco surplus di Santoro, il pallone per Lamanna, Lamanna cerca il fallo ma non lo trova perché c'è il recupero direi fluido di Benedetti, scattano in avanti quelli del Visnova, c'è lo spazio per Di Mario, Di Mario è partito, palla in mezzo alle braccia, Di Mario si avvicina alla porta, vediamo se c'è il recupero, Di Mario è solo, Di Mario, ancora Di Mario, il tiro, palo, è già un altro legno, la sfortuna sta evitando al Visnova di poter andare su un clamoroso vantaggio anche di 8-9 gol. Il rilancio di Tortorella, lancio molto lungo, non se ne vedono spesso in categoria under 13,
De Dominicis, il fallo lo trova, commesso da Guglietti. Salerno in attacco con Michele De Dominicis, si ferma però l'azione, i secondi ora proseguono, palla da davanti, vediamo, Giacchini indica, fallo in attacco di Santoro e pallone per il Visnova, uomo in più, chiamata anche un'espulsione alla formazione salernitana, va nel pozzetto Arienzo, palla in mezzo, c'è lo spazio, rigore per il Visnova, conquistato da Emanuele Bellantoni. Ugo Emanuele Bellantoni ha conquistato il rigore, vediamo se andrà lui a tirare, in realtà non è così, arriva Provenziani, nonostante il vantaggio ampissimo, fa lui dai 5 metri, Provenziani contro Dottorella. Luca Provenziani fa tripletta e siamo 7-0, ormai tutto fa capire quale sarà il nome della prima finalista, non c'è partita in questo match, Visnova arriva dal girone A mentre il Salerno giunge dal girone D per quanto riguarda questa semifinale. Si può riprendere a giocare adesso non riusciamo a capire quanto manca al termine di questo secondo tempo, esce qualche giocatore, ovviamente adesso c'è anche spazio per i giocatori che hanno giocato o meno nel corso di questo match, ovviamente c'è spazio per tutti, l'obiettivo principale è quello di divertirsi, non ci si gioca certo alla Serie A o alla Coppa di Campione, per cui è importante far divertire tutti i ragazzi presenti per questo torneo. Fallo in difesa per quanto riguarda il Visnova, qui c'è possibilità ancora per il Salerno di poter andare all'attacco, la sfera è per Michele De Dominicis si ferma, alza il pallone, una specie di pallonbella per Pagano cerca il fallo ma non lo trova, gli va addosso molto bene Consoli ruba il pallone, ma il fallo viene chiamato da parte dell'arbitro Matteo Giacchini, dirige anche in Serie B, tanto ex giocatore di pallanuoto. Vediamo il pallone recuperato da Visnova in maniera efficace, poi la palla dietro per il portiere che è Peluso, lancia in avanti molto bene per Guglietti vicino alla porta, Guglietti si alza di versione, palla ancora lì, Provenziani non la prende, fuori gioco di Provenziani, qui Guglietti si è fidato troppo del tiro sul secondo palo e la parata di Tortorella, si era capito che avrebbe tirato su quel palo. Il rilancio di Tortorella, la palla è per Federico Marcellino, cerca il fallo, non lo trova, adesso però sì, si gioca quindi con Marcellino, appoggio verso posizione 1 per De Dominicis, Michele De Dominicis cerca di andare avanti, va via la calottina, adesso il fallo, si lamenta De Dominicis, ma il secondo tempo finisce qui, Visnova 7 Salerno 0. Intanto che inizi il terzo tempo di questa gara tra Visnova e Salerno, abbiamo anche al microfono Alessandro Valcaterra. Buonasera a tutti. Sta andando molto bene questo torneo, stiamo vedendo tantissimi ragazzi qui in piscina. Ma sì, guarda, è bella l'atmosfera, vedere tutti questi bambini che si divertono, poi il risultato secondo me deve passare in secondo piano. Eh sì, è un torneo molto importante, poi questa sera ci sarà anche l'All-Star Game dedicato a Daniele Russi. Sì, prenderanno parte 44 ragazzi che sono un po' di tutte e 32 le squadre, chi ne ha uno, chi ne ha due, chi ne ha tre, comunque faremo questo All-Star Game, bianchi contro neri, allenati da me e da Roberto, sarà secondo me un evento molto emozionante e divertente. Ci sarà anche voglia di battere tuo fratello? Ma io spero sempre che queste partite finiscano sempre in pareggio, così almeno sono tutti contenti. Troppo fuori gioco, non c'è il gol del Visnova. Domani quindi la finale, è 17, giusto? Per cui sì, domani la finale è 17, penso che una di squadra che dovrà andare in finale sarà proprio il Visnova, vedremo adesso il risultato, poi vediamo, comunque sia è un livello delle squadre che sono venute ottimo, ci sono degli ottimi giocatori, e ottimi portieri, è un bel palcoscenico diciamo. Il tiro, la parata da parte del portiere Tortorella, e poi magari questi giocatori del Visnova vorranno anche magari farle comodo fra qualche anno. Ma sicuramente sì, considerando
che sono 2005, però spero di esserci ancora al bisogno, quindi. Beh, siamo avanti così, insomma, il sentiero tracciato è quello giusto. No. E per, diciamo, per la società che investe molto sui giovani, questa categoria è molto importante, perché poi i futuri giocatori verranno proprio da qua, e c'è parecchio da attingere da questa squadra se dovessero continuare in questo modo con la crescita. Vediamo un attimo la controfuga di Bellantoni, il tiro di Emanuele Bellantoni, siamo quindi 8-0. Da domenica si inizia a lavorare per l'anno prossimo per quanto riguarda la Calcaterra Challenge? Ma guarda, dovrebbe partire quello in Grecia, e non si chiamerà Calcaterra ma si chiamerà Sciazzetto d'Oro Waterpolo Challenge, sempre, fa parte del nostro circuito, però prenderà il nome di un campione greco del passato, e probabilmente partirà anche in Croazia, in Ungheria, in Spagna, e l'obiettivo nostro tra 2-3 anni è fare una finale del Waterpolo Challenge internazionale per decretare poi i campioni d'Europa della categoria Under 13. Eh sì, perché ovviamente dallo scudetto, praticamente lo scudetto Under 13, quello che si gioca qui in questo torneo, magari fare anche la Champions League. Questa è una nostra idea, stiamo cercando di svilupparla, sicuramente non è facile, però già partire con un paio di tornei all'estero già siamo a buon punto, quindi speriamo di continuare così, vedere sempre lo stesso ogni anno, lo stesso entusiasmo, anzi sempre in crescita dei ragazzi, dei genitori, vuol dire che si sta lavorando bene, quindi bel numero. E bella rovesciata di Ferdinando Giuliano, realizza ancora Alessandro Calcaterra. Sì, questo diciamo che era uno dei miei cavalli di battaglia, la rovesciata. Quindi ringrazio Alessandro Calcaterra. A voi, grazie a voi. Finiamo questa giocata, direi, prodigiosa. L'intervista con il campionissimo Civitavecchiese, e qui 9-0 il risultato, avete visto proprio adesso il gol di Ferdinando Giuliano, continua a stradominare il Visnà, ovviamente sento un pochino calata l'inzione agonistica qui per questa gara, che vede duramente favorevole la situazione per la squadra di Daniele Ruffelli. Abbiamo anche cercato di allargare gli orizzonti anche per commentare tutto quello che è successo nel corso di questo torneo, in questi 4 giorni, che ovviamente durerà anche per la giornata di oggi e concluderà con la finalissima alle 17 domani il suo percorso, la giornata di Pasqua, ovviamente Pasquetta di riposo per tutti quanti, e Pasqua è sicuramente per il trasferimento, ritorno a casa da parte di tutte le formazioni, anche se ovviamente c'è qualcuno che già è a casa come SNC e Centuncelle, che sono due squadre civicchiesi iscritte a questo torneo. Palla per Rizzaleno, speriamo ovviamente adesso ti famo anche un pochino per la Reates, sperando che possa fare almeno un gol nei prossimi minuti, ma c'è il recupero, la controfuga di Ferdinando Giuliano che è scatenatissimo in questo momento, l'espulsione è per Marcellino, Giuliano è solo, può andare in porta, Giuliano, la palla rimane lì, Tortorella si supera, Tortorella forse è migliore in vasca fino a questo momento per il Salerno, per la Reates Salerno, con un paio di interventi è riuscito a evitare che il Visnava potesse essere già in doppia cifra. 9-0 il risultato, 3 gol di Provenziani, 2 di Bellantoni, 2 di Giuliano, 2 Gattrini per completare il computo al referto per quanto riguarda i marcatori di questa partita. Il fallo ai danni di Pisani per De Dominicis, 10 secondi a termine dell'azione, vediamo 35 secondi di una l'azione. Niente, questa caduta del 13, i giocatori sono un pochino più lenti rispetto a quanto siamo abituati in Serie A, in categorie comunque assolute. Palla in mezzo, c'è spazio per Giuliano, ancora lui, Giuliano va molto bene in marcatura, Marcellino che si alza e ruba la palla evitando che gli passasse davanti l'avversario, e quando succede questo o è gol o è rigore nel 90% dei casi. La palla è per Barella, Mattia Barella subisce il fallo, palla verso sinistra per De Dominicis punta l'avversario, fermato quindi, tallonato da Benedetti. Pisani per Barella in posizione di metronomo, va addosso qui Consoli che sta andando molto in marcatura, direzione qui di Costanzo, ma c'è De Dominicis dietro per Barella, attacco insistito per Salerno, poi la parata di Peluso, durata 30 secondi l'azione, è portata avanti da parte dei giocatori salernitani.
Si gioca con Wisnova che va ancora in attacco con Federico Romagnoli. Lancio lungo, un traversone troppo lungo però all'indirizzo di Consoli. Arriva qui Barella che ruba la palla, Consoli ancora addosso. Vediamo che il Wisnova ha vinto tutte le partite tranne una per quanto riguarda il torneo fino a questo momento. Palla però data al Wisnova, lancio lungo per Giuliano. Giuliano è direi in un momento di grazia questo terzo tempo. Giuliano ancora lui, Giuliano però si fa scippare la palla, mancato un pochino di esperienza Giuliano, altrimenti avrebbe segnato. Doveva tirare forse di prima intenzione per beffare il portiere che era uscito. Una pallon bella sul secondo palo, avrebbe realizzato molto probabilmente il gol, che sarebbe stato il terzo per lui in questa gara. Adesso in pressing quelli del Wisnova. Interpressing è una delle prime cose che si segna ai giocatori che iniziano a giocare a pallanuoto. Non c'è nulla di elucubrato. Vediamo l'espulsione chiamata a Guglietti che va nel pozzetto, palla per i campani con Barella. Barella il fallo di Consoli, Barella palla davanti, c'è spazio il rigore conquistato da Dominicis. Michele Dominicis ha conquistato il rigore, il fallo commesso da Benedetti. Vediamo chi va dei 5 metri. Strianese contro Peluso. Tommaso Peluso la para. Si rimane 9-0 con il rigore parato dal portiere del Wisnova. E il terzo tempo finisce qui. Wisnova 9, Salerno 0. Via! Appena iniziato l'ultimo tempo di questa gara tra Wisnova, Raniantes e Salerno. Vince lo scattacentro, anzi no, l'ultimo perde il pallone Miccichè in favore di Manfredi. Palla quindi per il Salerno che ha un punteggio perché si è appena collegato. 9 gol di Wisnova, 0 ancora il Salerno. È una gara che vede già come finalista la formazione di Daniele Ruffelli e del suo vice Andrea Marlucci. Il fallo ai danni di Lamanna dietro per Orio. Orio cerca spazio ma è troppo lontano dalla porta, mentre siamo nella metà campo difensiva per quanto riguarda i giallorossi. Si fa sentire ancora Scotti Galletta, mentre qui sono diversa cose vanno imparate ragazzi anche quando la partita è già praticamente terminata dal punto di vista agonistico. Vediamo se c'è spazio per centrare il gol del Salerno, vediamo se c'è la botta, il tiro, la parata del portiere su Salvio. Ancora Pietro Salvio dietro per Orio Manfredi. Orio, vediamo se c'è la palla bella alta sul primo palo, la palla però non va a trovare la porta difesa da Tommaso Peluso, che ha parato anche un rigore nel corso del terzo tempo. Spingono in avanti i giocatori di Daniele Ruffelli. Va via qui Giuliano, molto bene Giuliano, vuole saltare tutti, si dribbla tutti ma alla fine commette fallo, palla a fondo. Lo stesso Giuliano ti va anche vedere Matteo Giacchini che indica non potevo fare altro, ho dovuto chiamare per forza la palla a fondo perché altrimenti ti sarebbe stata una situazione irregolare per quanto riguarda la formazione romana. La manna allarga per Manfredi, Giovanni Manfredi vuole allungarsi e quindi partire verso la porta. Manfredi avvia la galottina, alza il pallone all'ultimo secondo per la manna, altrimenti sarebbe stato rubato da parte della difesa calottina bianca con Anelli che era su quella situazione di campo. È finito qui il tempo di possesso per il Salerno. La palla tricolore per il Wisnova, palla tricolore utilizzata soventemente, anzi sempre nelle gare di Serie 1 e di Serie 2. Il fallo su Cicchetti, Pier Giorgio Cicchetti va verticalmente per Costanzo, mentre adesso fa giocare tutti Ruffelli davanti il pallone, parata di Tortorella, l'ha sbagliata Giuliano, che sta sprecando forse troppo, forse gli sta lasciando i gol per la finale. Salerno che giocherà la finalina per terzo e quarto posto, a me possiamo dirlo senza nessun timore di smentita. Palla davanti a centroboa, all'espulsione chiamata Di Mario, conquistata da Orio. Si gioca un giocatore senza galottina del Salerno, prova a spingere dalla destra, va dietro per Pagano arretra, davanti il pallone, palla a fondo di Orio. Bene qui Miccichè che ha aiutato il compagno marcatore ad evitare che il Salerno potesse andare in porta. Andiamo in rampa anche Roberto Alcaterra vicino alla postazione arbitrale, vicino alla giuria. Fallo in attacco, palla per
gli ospiti che cercano con le unghie e con i denti trovare almeno il gol della bandiera. Si gioca con Salvio, Salvio per Pagano. Siamo al Salerno che prova a spingere la squadra di Andrea Scotti Galletta, tecnico classe 82, tecnico che ha fatto parte di Anzio, Bosilli, Portici, Acquaghiara, poi ha giocato nel 2012 e 2016, poi è arrivato al Salerno per le ultime annate. Vediamo l'espulsione chiamata a un giocatore della formazione del Salerno senza calottina, difficile da riconoscere in questo momento. Si tratta di Marcellino. Vediamo uomo in più per i Visnova, non lo sfrutta perché c'è già il ritorno in vasca di Alfano, per cui possesso per le gallottine scure. Ormai manca pochissimo al termine, attendiamo solamente la conclusione di questa partita. Vediamo i tre gol di Provenziani, due di Quattrini, due di Bellantoni, due di Giuliano e poi il rigore parato da Peluso. Niente, il Salerno non riesce proprio a segnare, sta un pochino cercando anche quasi di tifare tra virgolette per i piccoli giocatori giallorossi che possono quantomeno bagnare questa partita con un gol. L'espulsione, 2 contro 1 lì, 2 contro 1, Costanzo è solo, Costanzo appoggia il tiro di Ferdinando Giuliano, 10-0, è tripletta anche per Giuliano. Da lì a un metro alla porta non poteva fare niente il portiere Tortorella, qui il gol del 10-0 che conferma che Visnova ha stradominato questa semifinale già dal primo tempo, chiuso sì sul 6-0, poi altri tre gol nel corso dei successivi parziali e l'ultimo del 10-0 che è stato messo a segno nel corso di quest'ultimo tempo. Diversi cambi per quanto riguarda mister Ruffelli ma anche per quanto concerne il mister Scotti Galletta, lui che ha anche giocato i mondiali 2007 in passato assieme all'altro ad Alessandro Alcadera, per cui sono stati compagni di nazionale e anche avventure a livello iditato con Alessandro Alcadera, il popolare Sandrone che abbiamo intervistato nel corso del terzo tempo. Pallone per De Dominicis, va verso posizione 1 con Alfano, Alfano De Dominicis, spalla a centroboa per Stranese, gliela rubano, si lamenta Stranese, però Scotti Galletta gli dice dovevi fare un movimento diverso rispetto a quello che avevi effettuato se volevi segnare, così non è stato. Anelli davanti però non trova il compagno di squadra, recupera De Dominicis il pallone che prova a partire ma subito c'è l'uscita dai blocchi di Micciche. Micciche che sta pungendo gli avversari in questo ultimo tempo, palla davanti e la ruba qui il Visnova anche se c'è stata una titubanza. Palla al favore del Salerno, adesso fallo in attacco del Visnova. Pisani, Pisani prova la palla in mezzo, vediamo se c'è la botta, in realtà non è così, non riesce ad andare verso la porta Alessandro Strianese, lui che ha segnato 8 gol in questo torneo. Palla davanti, troppo lunga per Bellantoni, forse voleva un fallo o forse si lamenta perché voleva la palla un po' più corta. Adesso totale garbage time, non c'è più nulla di veramente su questo match. De Dominicis a centroboa, nuovamente l'espulsione chiamata ad Anelli, uomo in più per il Salerno. Alfano dall'altra parte, vediamo se c'è lo spazio e sbaglia qui Pisani, potrebbe essere la palla del primo gol. Lancio lungo e controfuga di Emanuele Bellantoni che si avvicina alla porta. Bellantoni, Bellantoni solo davanti al portiere, la tocca Tortorella in angolo, angolo per il Visnova, si è opposto all'estremo difensore giallorosso, angolo per Bellantoni, non sappiamo quanto manca, ormai pochissimo, credo un paio di minuti al termine di questo match. Si gioca con Di Mario, il tiro, Geremia, Di Mario, anche lui a segno dai 5 metri, l'ha messa dentro, 11-0. Vediamo, c'è qualche cambio adesso, il gol quindi di Di Mario, cambia nuovamente il punteggio qui al Palagalli di Civitavecchia. Ha segnato il numero 5 del Visnova mentre si attende, sento già si prepara per la prossima semifinale, come detto vedrà sfidarsi Quinto e Bogliasco, le due liguri, un derby ligure, anzi un derby praticamente quasi cittadino, visto che tra Bogliasco e Quinto ci sono
chilometri e al Palagalli è finita. Il Visdova batte il Salerno 11-0 ed è la prima finalista di questa edizione del Waterpolo Carcaterra Challenge. Quindi possiamo andare in conclusione di questa telecronaca. Ringrazio Paolo Palasacchi, grazie Socchi, per visto questa partita. Un saluto da Giovanni Vimpinelli. Sì. È appena iniziata la seconda semifinale del torneo Calcaterra Waterpolo Challenge, di fronte Quinto e Bogliasco, il derby ligure e genovese in questa gara del Palagalli di Civecchia. Il Quinto in calottina bianca, Bogliasco in calottina scura. Però probabilmente parliamo di questa partita, però in finale c'è il Visnova, del presidente Marco Ferraro. Qui chiede un commento su questa manifestazione che vende in vasca 32 squadre da tutta Italia, ma anche da Malta. No, devo dire che sono arrivato da poco per vedere queste due semifinali, per vedere la manifestazione, ed è sempre più bella, sempre meglio organizzata. L'ho visto, l'allestamento scenico è spettacolare, il numero di persone che sono addette è assolutamente di riguardo. Complimenti a Roberto e Alessandro, hanno fatto un lavoro davvero prestigioso. Questo è il campionato italiano under 13 che alcuni hanno cercato in questi anni di introdurre a livello federale. Purtroppo non ci si è riusciti. Io penso che l'attività agonistica è giusto che a livello under 13 abbia le sue manifestazioni nazionali e internazionali. Quella internazionale l'avremo a Lignano Sabbiadoro dal 24 al 30 giugno con l'Aba Waba Plus, che vedrà altre 32 squadre, di cui la metà italiane e la metà provenienti da tutto il mondo. E sì, è una cosa molto importante, abbiamo detto anche in precedenza dell'intervista che abbiamo fatto ad Alessandro Accaderra, bisogna partire dalla base, dai ragazzi più giovani, per cercare di migliorare il mondo della pallanuoto. Ah sì, diciamo che ormai è un fatto acquisito che l'attività di pallanuoto può essere iniziata con i bambini di 7-8 anni, perché il concetto ormai dell'imparare a nuotare perfettamente è superato. Purtroppo molti gestori di impianti ancora non hanno capito la portata anche economica, commerciale di questa attività, quella che lascia in piscina, fa innamorare dell'acqua i bambini che hanno imparato a nuotare e che si stufano presto di nuotare se non hanno doti da agonista di eccellenza. E la realtà è che, iniziando a quell'età, ormai arrivano al campionato del 13 che hanno 3-4 anni di pallanuoto, e quindi l'attività agonistica qualitativamente sta salendo. Quello che proviamo a fare noi a Roma con le nostre scuole, che sono 5 e che nelle quali ci sono oltre 150 bambini che hanno meno di 13 anni che fanno pallanuoto. Questo è il messaggio di questa manifestazione stupenda. Fate iniziare la pallanuoto nelle scuole, nelle piscine, a 9 anni, a 10 anni, e vedrete questo livello che stiamo vedendo qua, che è un livello molto alto. Presidente Ferraro, perdoni la domanda marzulliana, ma lei ce l'ha un sogno per la pallanuoto? No, sono dopo 12 anni di presidenza, sono abbastanza disilluso rispetto al mondo della grande pallanuoto, cioè quella di vertice. Sono invece sempre più innamorato della pallanuoto giovanile e dedico tempo e passione alla Waterpolo Development, che diffonde questo sport in tutto il mondo a livello dei bambini, e quando vedo manifestazioni del genere dico viva la pallanuoto. Quindi farò, se potrò, continuerò ad operarmi perché la pallanuoto a livello giovanile cresca sempre di più. Eh sì, poi comunque voi di Visnova siete in finale, questa buona notizia. Comunque c'è, anche se poi la cosa più importante è divertirsi un torneo come questo. No, ma l'agonismo si deve insegnare a questi livelli.
ed è un agonismo fatto di correttezza, di lealtà, dei principi che noi insegniamo e a cui teniamo tantissimo nella Bawaba. Ma vedo che anche Alessandro e Roberto hanno fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista, non mi sembra che ci siano stati episodi sgradevoli e questo è molto importante. Dopodiché non è vero che qua si devono divertire, qua devono imparare a vincere, devono essere agonisti. Inizia qua l'attività agonistica, anche perché spesso si dice che lo sport è a scuola di vita, cioè qui si inizia a lavorare in vista della vita, quella vera. La pallanuoto adesso avrò il piacere di avere in un convegno che si occuperà di tutt'altro, cioè di team building nelle professioni, addirittura l'onore di avere il mio amico Ratko Rudic che insegnerà che cos'è lo sport da questo punto di vista. Gruppo, sacrificio, rispetto delle regole, sono valori che purtroppo non si insegnano neanche più nelle scuole e nelle famiglie, quindi non, lo sport non può sostituirle, non può sostituirle né la famiglia né la scuola, ma può insegnare qualcosa alla scuola e alla famiglia. Okay, di cosa si parlerà soprattutto in questo convegno? No, questo è un convegno internazionale dedicato alla professione a una professione vecchia e nobile che è quella di avvocato, però per spiegare agli avvocati che sono molto individualisti come si costruisce una squadra abbiamo chiamato gente del calibro appunto di Ratko Rudic o di altri campioni, Roberto Bettega e di altri campioni, perché la squadra è molto più importante del singolo, ma questo chi fa sport lo sa. Ok, ringrazio il presidente Marco Ferraro che ci è venuto a trovare in postazione, presidente del Visnova, direttore sportivo. Direttore sportivo. Attualmente direttore sportivo. No, presidente in passato della squadra dei Leoni. Fondatore. Ok, grazie mille, continuiamo a commentare questa semifinale, seconda semifinale, punteggio quello di 0-0, per cui non ho mai interrotto il presidente Ferraro per parlare di quello che stava accadendo in vasca, poi di da parte e dall'altra nel corso di questa prima frazione, proprio che aveva anche conto delle formazioni di Quinta e di Pogliasco, un derby molto acceso, ti posso dire che si fanno sentire, palla adesso persa da parte dei biancazzurri, la Rari torna in difesa, attacca lo Sporting Quinto, diciamo Quinta al Mare che è una frazione praticamente di Genova e si trova al confine con la cittadina di Pogliasco, ci sono pochi chilometri di differenza tra Quinto e Pogliasco. Vediamo l'attacco proprio dei biancorossi e vedremo se faranno quello che sta facendo la prima squadra, che ha vinto tutte le partite nel campionato di Serie 2 fino a questo momento, punteggio sempre di 0-0, il match arbitrato da Giuseppe Ibba di Civitavecchia, le formazioni sono queste, iniziamo gli ospiti tra virgolette, visto che è una carottina scura del Pogliasco, numero 1 Poggi, numero 2 Pulinas, numero 3 Giunto, numero 4 Sciallero, numero 5 Sciutto, proprio Sciutto che attacca e viene fermato, numero 6 Oliveri, numero 7 Gianetto, numero 8 Ingala, numero 9 Caviglia, numero 10 Marini, numero 11 Bozzo, numero 12 Costa, numero 13 Progi, il tecnico è Marco Sbolgi. Attacco del Pogliasco che sta per finire, scivola la palla Pulinas e deve tornare in difesa. Vediamo la formazione del Quinto che si schiera il numero 1 Sacco, numero 2 Mora, numero 3 Carrazza, numero 4 Trentini, numero 5 Bibolini, numero 6 Borcina, prima dopo finisce qui 0-0 tra Quinto e Pogliasco. Via! È appena iniziato il secondo tempo di questa semifinale del Cacaterra Waterpolo Challenge di fronte Quinto e Pogliasco. Lo scatto al centro viene vinto da parte del Pogliasco, formazione boglieschina quindi in attacco. Stiamo dando fino al primo tempo la formazione del Quinto, la ripetiamo da capo, numero 1 Sacco, numero 2 Mora, numero 3 Carrazza, numero 4 Trentini, numero 5 Bibolini, numero 6 Porcine, numero 7 Carbone, numero 8 Gandolfo, numero 9 Pontremoli, numero 10 Massa, numero 11 Pigliolini, numero 12 Villa, numero 14 Cardella, numero 15 Tesario. Il tecnico è Luca Bittarello che gestisce la squadra assieme a Filippo Garré. Attacco della squadra della Rari, pallone per Sciutto, presenza si è fatto vedere con una controfuga tentata, palla alta scagliata dal Pogliasco, ci ha provato Tommaso Oliveri, il Visnova attende la sua avversaria per quanto riguarda la finale che come detto si giocherà domani qui a Palagalli di Civitavecchia alle ore 17. Tra un po' si insulta dagli altri campi che stanno giocando altre partite, c'è una squadra che credo abbia vinto una partita all'ultimo secondo,
per cui attacco del quinto con Mora, palla tirata fuori, Porcile ci ha provato, Marco Porcile ha provato a segnare la posizione ravvicinata, non ha trovato però contatto con la porta avversaria e quindi si fa subito sentire lo staff del quinto. Punteggio è quello di partenza, adesso solamente il Visnova ha segnato in semifinale. Cazzalena ha fatto 0 gol, stessa cosa si sta vedendo anche nel corso di questa semifinale che vede sfidarsi Quinto e Bogliasco. Adesso ospiti tra virgolette in attacco con Sciutto, Massimo Sciutto conquista il fallo, palla dall'altra parte, troppo lunga, lunghissima all'indirizzo di Costa, ancora il tiro, blocca il portiere Sacco per quanto riguarda il Quinto che recupera il pallone, va in avanti Porcile che in precedenza ha sbagliato quel gol, poteva dare il vantaggio al Quinto, Porcile si ferma, il fallo di Sciutto, uomo ovunque fino a questo momento per quanto riguarda Bogliasco, palla dall'altra parte verso Trentini, Guglielmo Trentini subisce fallo, Trentini per Mora, metronomo da dietro che inizia l'azione, avanza Trentini per la squadra di Quinto al Mare, il tiro fuori di poco, conclusione radente vicino al palo, la porta difesa da Poggi e quindi c'è il Bogliasco che può andare in attacco. Quinto che ha affrontato il girone B in fase iniziale di questo torneo, ha battuto per 7-2 l'Olimpia Colle, per 4-2 il Monza, 6-1 l'Acquatica Torino, 9-0 il San Mauro, 7-2 il Bari e poi 5-4 il Civitavecchia, 3-2 lo Swim Academy di Pagani. In fase in azione diretta ha battuto 8-3 lo Sliema, la squadra maltese, e per 5-4 il Padova, per cui fino a questo momento ha imitato la prima squadra che ha vinto tutte le partite del campionato di Serie 2. Il Bogliasco ha avuto un percorso un pochino più difficoltoso, ha vinto per 6-3 sul Torino, 6-0 alla Flores, 3-3 col Perugia, per cui pareggio. Però vediamo all'attacco del Quinto, palla in mezzo per Gandolfo, scivola la palla a Gandolfo, la recupera Marini, diciamo 3-3 col Perugia, a vittoria poi 4-2 al Danilo Pescara, 2-2 contro il Salerno, per cui secondo pareggio, secondo stop per il team di Costa e Sbolgi, e poi la vittoria 5-0 con lo Sturla e 11-0 con il Waterpolo Palermo. Agli ottavi vittoria 7-5 danni dell'Aquaven, ai quarti l'8-5 con cui ha sconfitto l'Accademia di Velletri. Palla per un giocatore del Bogliasco, era Sciutto che ha tirato da posizione 1, ma la palla è andata non di poco sopra la porta avversaria. Partita direi, non dico tesa perché non è assolutamente tesa, comunque lottata, equilibrata, c'è direi tensione agonistica che è giusto che ci sia, come diceva in precedenza anche il presidente, anzi il direttore sportivo del Visnova, della Roma Visnova, ovvero Ferraro, che è intervenuto ai nostri microfoni, 7-6 News Trip TV. Palla dietro, spazio per Desario, Desario, Filippo Desario, il tiro, alta la palla di Desario, si fa sentire Bittarello, il tecnico del Quinto, ancora nessun gol, si fa sentire anche l'arbitro Iba, ci sono due palle in campo, vediamo adesso, si fa sentire l'editore di gara che indica che non si può giocare con due palle in vasca al portiere Poggi per quanto riguarda il Bogliasco. Adesso tutto pronto per riprendere a giocare, fischio arbitrale che c'è stato, il rilancio è per Sciutto, ma passa quasi sempre da Sciutto l'azione del Bogliasco, dietro per Oliveri, nuovamente per Sciutto a posizione 1, che vanno a sentire anche i tifosi di Quinto e Bogliasco, tifosi che hanno spesso dimostrato in passato la loro correttezza. Palla in mezzo per Broggi, nuovamente dietro, non c'è spazio, doppio centropo adesso per il Bogliasco, va Oliveri per Broggi si fa scippare la palla in fase di raddoppio, Trentini recupera la sfera e c'è l'espulsione chiamata a Broggi che va nel pozzetto, uomo in più per il Quinto, forse l'occasione per sbloccare questa partita equilibratissima, ancora senza gol, palla di Mora per Trentini avanza, c'è lo spazio da questa parte, Trentini ci prova ma spreca in maniera direi importante questa azione, c'era libero sulla sinistra Porcile, non è stato servito il giocatore, l'esterno del Quinto, tocca al Bogliasco spingere, adesso il rilancio del portiere dopo 9 secondi in cui ha tenuto il pallone in mano, ovvero Poggi,
Costa, Jacopo Costa. Jacopo Costa, giocatore che ha segnato 18 gol in questo torneo. È il capocannoniere, anzi non è il capocannoniere perché Marini ne ha fatti 19. Sciutto per Oliveri, nuovamente il pallone per il Bogliasco con Caviglia. Leonardo Caviglia si allarga, non viene servito, spazio per Bozzo. Bozzo, Bozzo, il tiro, palo di Bozzo, occasione per il Bogliasco. Gli applausi comunque del pubblico della Raria Azzurra. Arriva Massa, prende il pallone, lancio lunghissimo quasi da portiere per Desario. Desario in precedenza ha tirato, non ha trovato la porta, palla in mezzo, esce Poggi che prende il pallone. Ancora non si superano le due squadre, partita a scacchi, quella del Palagalli, questo match che state seguendo con gli occhi di Paola Parasacchi. Bogliasco in attacco, palla a centropoa, a 5 metri dalla porta, Costa subisce il fallo, si guarda intorno, non c'è un uomo che può essere servito da lui. Alla fine Oliveri, fallo chiaro da parte del quinto e può andare in porta Costa, 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 para, Sacco, la parata di Andrea Sacco, ci arriva, si è allargato, braccia larghe e alte soprattutto per Sacco che è intervenuto. La parata quindi di Andrea Sacco, il rilancio per Desario, Filippo Desario, avanza la squadra di Bittarello, attaccante. Conosciamo nel mondo della pallanuoto di Serie A2, anche di Serie A1, visto che ci ha giocato. Mora passa, Massa là che gioco, c'è la palla da questa parte, lo spazio, il tiro che non c'è, ma il secondo tempo credo sia terminato. Ho sentito un segnale che però non era giusto, forse un'altra partita che però non c'è perché sono finite le altre partite. Fatto sta che il palo è stato colpito dal quinto, si rimane 0-0. Partita spigolosissima adesso. Oliveri, Tommaso Oliveri parte il pallone. E il secondo tempo finisce qui, ancora 0-0 al Palagalli tra Quinto e Bogliasco. Via! È appena iniziato il terzo tempo di questa partita tra Quinto e Bogliasco. Vediamo la semifinale, seconda semifinale di questa edizione del Cacaterra Waterpolo Challenge, giunta alla quarta edizione. Il Bogliasco ha vinto lo scatto al centro. Pallone per Broggi. Davide Broggi è l'azione da parte del Bogliasco. Vediamo Bogliasco che è diretto da Marco Costa e Marco Sbolgi, l'altro soprannominato Pachito nel mondo della pallanuoto genovese, lui che ha fatto parte anche dello staff della nazionale Under 15. Si gioca, niente ancora, nessun gol, nessun vincitore, la partita è lunga. Occhio allo spazio che è dormita qui del quinto, però non tira Caviglia, si fa sentire il tecnico Sbolgi chiaramente, direi l'indicazione dell'allenatore Bogliaschino. Fallo che poi, anzi in realtà si tratta di possesso che è terminato per quanto riguarda il Bogliasco. D'altra parte adesso tocca al set allenato da Luca Bittarello, che è assistito da Filippo Garré. Bittarello che ha anche giocato con lo Sturla, con il Soli, mentre oltre al quinto. Palla in mezzo per Mora, Mora, Mora si fa scippare la palla e poi commette fallo su Jacopo Costa, che sarà uno dei tanti giocatori di questa partita a giocare anche stasera alle 21.30 per l'All-Star Game White Stars contro Blue Stars qui al Palagalli, nell'atmosfera che ci farà battere il cuore. Fallo, volendo una partita comunque molto lottata, pochi tiri in porta, poche emozioni dal perimetro, però alla fine comunque sia il match è bello da vedere. Tommaso Villa per il quinto, supera l'avversario. Fallo commesso da Pulinas, viene spedito nel pozzetto dall'arbitro Iba, deve andare avanti col pallone però Pulinas, scusa, ovviamente Villa che va in avanti, Villa, Villa dietro per Desario, Desario appoggia per Trentini, Trentini il fallo di Brocci, Trentini e quindi Desario davanti, schiuma evidente, fallo in attacco commesso da Gandolfo su Oliveri, per cui il possesso che torna per la Raria Azzurra. Adesso un po' di apprensione per il tecnico Sbolgi, che segue dal birillo, anzi quest'oggi è bianco, in realtà sarebbe giallo solitamente quello dei 5 metri. Palla davanti per Marini, Marini anche lui giocherà questa sera, anche lui scelto tra i migliori di questo torneo. Dietro per Oliveri ci sono altri ovviamente, adesso andiamo seguendo la partita e parleremo di questo All-Star Game stasera. Si gioca con Sciutto,
Sciutto però non dà qualità all'azione, adesso avanza il tiro, palla che va di poco, alla palla alla destra della porta difesa da Sacco. Non c'è nessuna controfuga in questo match, a volte qualche dormita difensiva con giocatori che non vanno in pressing sull'avversario. Vediamo, la cosa più importante a questa categoria è il pressing in difesa. C'è spazio per Massa, Massa, poi un pallone inspiegabile dietro, rischia di perdere la palla il quinto, poi Trentini, Trentini guarda intorno, non vuole tirare Trentini, alla fine effetto il tiro e la palla va alla sinistra della porta di Poggi. Francesco Poggi pronto al rilancio, 3 secondi all'inizio di questa azione, sempre 0-0 il punteggio. Marini, Marini con il destro, indietreggia e poi affida il pallone a Jacopo Costa, il fallo fischiato. Questo match che state sempre seguendo agli occhi di Paolo Parasacchi. Si va da Costa, Costa si alza e poi va in mezzo, la ruba qui bene Mora, Mora meglio in difesa che in attacco sicuramente in questa partita, ha comportato bene in difesa, ha avuto un paio di azioni in attacco, abbiamo riuscito a sfruttarla a dovere. Per quanto riguarda il quinto, il fallo su Guglielmo Trentini che poi va da Villa, Villa avanza, lui che ha segnato 3 gol in questo torneo, perde il pallone per il quinto, il bomber è fino ad ora, si tratta di Trentini che ha fatto 7 gol, così come Carbone, non c'è però proprio bomber che ha fatto tantissimi gol, sono diversi giocatori che hanno segnato di parecchi, però non c'è uno che ne ha fatti 20 per esempio come succede in altre squadre. Caviglia dietro il fallo, mano in testa, qui ha rischiato l'espulsione. In realtà fallo in favore del quinto, forse poteva starci anche una palla per il Bogliasco, infatti si indica questo al tecnico Svolgi, però mentre questa partita qui l'agonismo non prende la scena, contro fuga del quinto, il tiro e c'è Tommaso Villa, si sblocca la partita, vantaggio del quinto 1-0, ha segnato Tommaso Villa, l'ha messa dentro in controfuga. Si è avvicinata alla porta da posizione 1, poi l'ha messa lì, deviazione che c'è stata di Poggi, ma alla fine la palla è terminata dentro, vantaggio da parte della squadra allenata da Luca Bittarello. Un gol, ci abbiamo messo 20 minuti di partita per vedere un gol nel corso di questa seconda semifinale. Adesso Bogliasco dovrà cercare di cambiare qualcosa. Si vanno a sentire i tifosi del quinto. Oliveri, Oliveri avanza, palla in mezzo alle mani, poi Pulinas, Alessio Pulinas, nuovamente per Oliveri, Oliveri controllato a vista da Desario, il tiro, la parata di Sacco, Andrea Sacco, braccio destro in alto ed è intervenuto qui il portiere della squadra genovese, Porcile, il fallo di Davide Ingala. Pressing, queste le parole chiare del tecnico Bogliaschino. Palla davanti e ruba qui la palla Oliveri. L'espulsione che viene chiamata, non sbaglio, a Desario. Vediamo se va in posizione. In realtà forse non c'è espulsione. No, in realtà sì, in realtà è proprio così. Palla il tiro, parla il portiere sul tiro di Oliveri. Ha parato Sacco che è intervenuto con il braccio destro come fatto in precedenza. Lancio lungo, troppo lungo, esce Poggi e recupera la sfera qui Francesco Poggi. Adesso squadra un po' stanche, squadra un po' stanche nel corso di questo terzo tempo. Ovviamente il gol realizzato da Tommaso Villa ha cambiato gli equilibri. Palla buttata, quasi buttata da parte del Bogliasco, fallo su Ingala, 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 palla in mezzo, vanno in due, il tocco di Bibolini e poi Massa aiuta compagni di squadra, Ignazio Bibolini a prendere questo pallone, è stato Augusto Massa, anche lui convocato per questa sera. C'è il rilancio di Sacco, arriva Roberto Carbone, Carbone davanti, falli attacco, occhio, si può andare in porta, si può andare in porta, Gandolfo, Gandolfo, Filippo, Gandolfo, raddoppio del quinto, è un momento importante di questa partita. Espulsione chiamata a Broggi e Gandolfo è andato solo davanti al portiere, ha realizzato il gol 2-0, raddoppio del quinto, time out richiesto dal tecnico Svolgi della squadra del Bogliasco, primo time out nel corso di questa partita. Si ha quindi a ragionare per un minuto
le parole da parte di Svolgi. Detto allena la squadra insieme a Marco Costa, d'altra parte invece le parole di Luca Bittarello, classe 90, un'edizione che ha conquistato un argento alle finali nazionali Under 20 in passato, anche dal quinto, dal 2011 ormai è diventato quasi una bandiera la formazione genovese. Lui vuole diventare un allenatore, ha dichiarato proprio in più, a più riprese, a questa passione, vuole diventare allenatore anche di squadre importanti più in avanti. Ovviamente lui che ha studiato scienze politiche, vicino a lui c'è Filippo Carré, lui che ha allenato in tutto il settore giovanile biancorosso. L'anno scorso però non c'è stato perché era partito per l'Inghilterra, è andato per qualche mese a vivere in Inghilterra, dove tra l'altro ha imparato l'inglese. Si vuole riprendere a giocare dopo il time out l'arbitro Giuseppe Ibba di Civitavecchia, conosciamo, presenza per lui anche in Serie 2, è pronto a far riprendere il gioco nel corso di questo terzo tempo. Si gioca con Oliveri, Pogliasco in attacco, marcatura aderente di Carbone, in pressing quelli del quinto, passaggio per Costa, Costa subisce il fallo da Mora, Edoardo Mora ha fatto fallo, c'è il tecnico Svolgi che invita i Boglieschini ad andare in attacco, vediamo se c'è la botta, in realtà non è così, fallo su Broggi, tutto chiama Svolgi dalla macchina, vediamo, e il terzo tempo finisce qui, quinto 2 Bogliasco 0, via, ultimi 8 minuti di questa gara tra quinto e Bogliasco, questa semifinale, quinto che è molto vicino a conquistare la finale, essere la sfidante del Visnova, grazie ai gol di Villa e Gandolfo. La squadra di Bittarello è in doppio vantaggio sugli avversari che non hanno ancora segnato nel corso di questa partita. Pogliasco che ci sta provando a più riprese, palla rubata, la perde Oliveri, Mora prende il pallone e se ne va via. Oliveri poi ritorna molto bene, direi fatto bene qui Tommaso Oliveri, non si è lasciato andare e la sua perseveranza alla fine gli ha consentito di poter guadagnare terreno sull'avversario. Si gioca 18 secondi al termine del tempo di possesso, ultimo tempo di questa gara tra quinto e Bogliasco, 32 squadre al via di questo torneo di Civitavecchia organizzato dal campionissimo Alessandro Roberto Accaderra, alla fine il fallo chiamato dall'arbitro, l'espulsione, uomo in più per il quinto, forse l'occasione per chiuderla, l'occasione forse per chiuderla, Gandolfo ci ha messo tanto a dare il pallone, palla dall'altra parte, c'è lo spazio, il tiro che non c'è, addosso al portiere del Bogliasco, il tiro di Mora, Poggi ha parato, praticamente colpito Poggi, dai, possiamo dirlo tranquillamente. Vediamo il rilancio di Poggi e vediamo colpito al naso il portiere, sangue dal naso per Francesco Poggi, per cui sono necessarie le cure mediche per l'estremo difensore del Bogliasco. Ferma un attimo qua. Tende a giocare questa gara tra quinto e Bogliasco, si è infortunato il portiere Poggi, colpito al naso da Mora, che ha tentato il tiro e non ha trovato la porta. Adesso in porta c'è Broggi, l'attacco del Bogliasco, il tiro attraversa clamorosa, colpita da Marini, il rappo che è uscito, Massa che l'ha espulso, l'ha toccato il pallone però in maniera involontaria. Adesso in porta c'è Broggi per il Bogliasco con la gallottina numero 13, qui ovviamente non c'è gallottina rossa, c'è l'uomo sulla porta che è Broggi, però adesso esce dalla porta per andare sull'avversario, fatto l'uscita per evitare la possibilità di andare in porta da parte del giocatore del quinto. Si rimane 2-0, palla in mezzo all'espulsione, chiamata aggiunto per dare il pozzetto, uomo in più per il quinto, fase concitata adesso di questo match, attacco dei biancorossi, speriamo ovviamente che Poggi possa riprendersi, magari tornare per il finale di questa gara. Mora, passaggio per Massa contrastato da un avversario, si trattava di Marini, Mora, Edoardo Mora, davanti il pallone per Gandolfo scivola la palla, Gandolfo dietro per Mora, 9 secondi al termine dell'azione, il tiro, parata di Broggi, forse magari ha già esperienza da portiere Broggi perché le vediamo già in precedenza, forse in realtà è il secondo portiere di questa squadra perché i movimenti non sono solamente di un giocatore che è inesperto tra i pali. Palla larga per Costa prende il pallone, davanti per Marini, l'espulsione, bene qui Marini, va fuori Massa, scontro dal numero 10. Bogliasco in attacco, le urla incredibili della panchina della Bogliaschina. La palla è per il Bogliasco, la parata di Sacco, ci ha provato Leonardo Caviglia, è intervenuto,
in presa alta Andrea Sacco. Mi quanto in direzione alta più che presa, visto che poi ha recuperato il pallone quando era andato sul pelo dell'acqua. Il fallo in attacco, scontro a fuoco e l'espulsione chiamata a Gandolfo, uomo in più per il Bogliasco che va a cercare il suo primo gol in questa partita, il gol per accorciare le distanze. Il Tommaso Oliveri porta la palla, Oliveri offre il pallone in gala, avanza, allarga per Caviglia, la palla molto importante, fuori qui Caviglia, occasione ghiotta non messa a referto da parte del Bogliasco. Il quinto si avvicina sempre di più alla vittoria di questa partita. Non sappiamo quanto manca, ma manca penso mezzo tempo più o meno al termine del match. Trentini, il fallo che c'è. Davanti vanno le coppie. Bibolini, intervento di Ingala e i suoi danni. Palla davanti a cercare Massa, Massa allarga per Bibolini. Bibolini adesso cercherà nuovamente Massa e fa proprio questo, Massa, il fallo e l'espulsione di Pulinas, uomo in più per il quinto. Da dietro Trentini, Guglielmo Trentini, troppo lenta la situazione e rientra il giocatore del Bogliasco. Spazio, vediamo se c'è la botta, direzione, salva tutto Marini sul tiro effettuato da parte di Ignazio Bibolini. Controfuga che non c'è nemmeno stavolta, attenzione a Oliveri che è in buona posizione, si gioca con l'attacco di Costa. Costa cerca di andare via, scavalcamento quasi pallamanistico davanti per un compagno di squadra. L'espulsione, l'espulsione di Carbone, come più per il Bogliasco, l'ultima palla forse per il Bogliasco per recuperarla. C'è giunto, allarga per Ingala, Ingala in mezzo allo spazio per Caviglia, Caviglia ancora in mezzo per nessuno, in realtà c'era solamente Trentini in quella porzione di campo, in quel fazzoletto. Bogliasco sembra non avere più energie per vincerla, quantomeno per pareggiarla e andare ai rigori. Massa, Massa, la botta! Augusto Massa! E forse il gol che chiude i giochi. Gli applausi del pubblico biancorosso per il gol arrivato dal numero 10 del quinto. Augusto Massa l'ha messa dentro, questa volta non ha potuto fare nulla il nuovo portiere Broggi. Diversi cambi per mister Sbolgi, ma ormai tutto lascia presagire ad una finale tra Quinta e Visnova con Bogliasco e Salerno che si andrebbero a giocare la finalina per il terzo posto. Il fischio dell'arbitro Ibba, ma è tutto pronto per l'evento di questa sera. Non sembra che Bogliasco possa recuperare, anche se speriamo in un suo gol almeno per bagnare il risultato e non bagnare le polveri. Si gioca con Costa, Jacopo Costa offre il pallone a Luca Sciallero, Sciallero porta la palla ma c'è il fallo in attacco, credo commesso da Marini, e poi l'espulsione, viene spedito fuori Marini, uomo in più per il quinto e cerca di fare anche il quarto adesso. Carbone, uomo in più per il quinto, ancora però non c'è lo spazio per vedere il rientro del giocatore del Bogliasco. Fuori, direzione di Broggi, il tiro di Roberto Carbone per le gallottine bianche. Ormai manca pochissimo al termine di questa sfida. Pontremoli può andare alla battuta dell'angolo. Guglielmo Trentini, il fallo su Trentini, davanti si lotta strenuamente, poi Matteo Pontremoli, indicazione del tecnico Bittarello, poi si va in mezzo, lo spazio che c'è, vediamo la botta fuori, Migliorini ci ha provato, Nicolò Migliorini, ma non ha trovato la porta. Si rimane 3-0 nel corso di questa partita, ormai vicina alla sua sirena finale, anzi al fischio finale, visto che qui non c'è la sirena. Beh, con quattro partite in contemporanea è difficile mettere quattro sirene, anche perché poi diventerebbe dal punto di vista acustico un certo, una bellissima situazione. Palla quindi per Giunto, Giovanni Giunto si prende questo fallo, davanti lo spazio, poi palla sott'acqua, non c'è nessuna indicazione arbitrale, ci ha provato Costa che si lamenta nei confronti di Ibba, voleva un fallo che non c'è stato, in realtà però si è giocato tutto regolarmente perché la palla è stata sempre in mano a Costa. E al Palagalli è finita, il quinto batte il Bogliasco per 3-0 e si qualifica alla finale dove affronterà il Visnova. L'esultanza dei giocatori biancorossi
Possiamo andare quindi in conclusione di questa telecronaca. Ringrazio Paola Parasacchi, grazie Socchi, hai visto questa partita. Un saluto da Giovanni Pinelli. Via, è appena iniziata la finale della quarta edizione del Cacaderra Waterpolo Challenge, di fronte Quinto e Visnova. Visnova in calottina bianca, appena recuperato il pallone, appena vinto lo scatto al centro, si affronta le due vincitrici delle semifinali, si sono giocate ieri sempre qui a Palagalli di Civitavecchia. Avevamo nel frattempo la palla e mezzo rubata da parte dei giocatori del Quinto, match che si gioca come ieri con 4 tempi da 8 minuti, senza tempo effettivo, tempo che trascorre sempre. Quinto che ieri ha vinto per 3-0 sul Bogliasco, invece il Visnova ha vinto nettamente 11-0 ai danni del Salerno. Salerno poi ha conquistato la finale del terzo e quarto posto. Adesso palla recuperata da Provenziani. Provenziani in postazione, fra poco avremo anche le formazioni. Sta trascorrendo il primo minuto di questa finalissima di fronte alla squadra di Offeli contro quella allenata da Bittadello. Falli in attacco, iniziamo con il Quinto che gioca con il numero 1 Sacco, numero 2 Mora, numero 3 Carrazza, numero 4 Trentini, numero 5 Bibolini, numero 6 Porcile, numero 7 Carbone, numero 8 Gandolfo, numero 9 Pontremoli, numero 10 Massa, numero 11 Migliorini, numero 12 Villa, numero 14 Gardella, numero 15 De Salio. Il tecnico è Luca Bittadello. Passiamo adesso alla formazione del Visnova, che risponde con il numero 1 Peluso, numero 2 Miccichè, numero 3 Provenziani che ruba il pallone nel frattempo e va via, numero 4 Cicchetti, numero 5 Di Mario, numero 6 Consoli, numero 7 Benedetti, numero 8 Costanza, numero 9 Guglietti, Presenti. Tratta il tiro, la parata da parte di Sacco, rimane lì e la segnatura di Ferdinando Giuliano, ha segnato il centro boa che l'ha messa dentro, si sblocca la situazione. Dopo 100 secondi all'inizio della partita, vantaggio da parte della formazione romana, segnato il centro boccia, provato Provenziani, la parata di Sacco, poi sulla ribattuta la segnatura da parte di Ferdinando Giuliano. Quindi 1-0, si tratta del 21esimo gol in questo torneo per Ferdinando Giuliano. Stiamo dando la formazione: numero 8 Costanzo, numero 9 Guglietti, numero 10 Quattrini, numero 11 Bellantoni, numero 12 Romagnoli, numero 13 Anelli, numero 14 Giuliano. Il tecnico è Daniele Ruffelli, la trovata come detto Luca Bittadello. Quinta in attacco, palla a centro boa, cerca di rubare il pallone Gandolfo ma non ci riesce, è più lesto Benedetti, è più lesto Giuliano, è partito Giuliano, palla davanti a Provenziani, nuovamente per Giuliano ma c'è fallo in attacco. L'arbitro di questa partita è Giuseppe Ibba di Civitavecchia, che dirige la finale dopo aver arbitrato anche la seconda semifinale di ieri tra Bogliasco e Quinto, vinta come detta dalla squadra biancorossa per 3-0. Invece il Visnova ha stradominato nella sua gara, sconfiggendo 11-0 il Salerno. Per cui con la curiosità riguarda anche il fatto che le due squadre finaliste in semifinale non hanno subito gol, però questa cosa è già stata interrotta dal gol di Giuliano. Attacca Quinto, 15 secondi al termine del tempo di possesso. Mora spazio, Mora Cacciura. Anche la gara dell'All Star Game, poi vediamo Villa che ha segnato il gol dell'1-0 ieri contro il Bogliasco, perde il pallone il Quinto, ha provato a servire Gandolfo, uomo in più, 3 contro 2 per il Visnova. Provenziani dall'altra parte, è solo Emanuele Bellantoni, 2-0, raddoppio del Visnova. Adesso davvero incipiente il sostegno da parte dei sostenitori romani, mentre Roma è molto più vicina rispetto a Genova e sono tanti i tifosi giallorossi, i genitori dei ragazzi giallorossi che sono venuti qui al Palagalli per sostenere la squadra in questo giorno di Pasqua, che però non è giorno di festa dal punto di vista magari del mangiare, è giorno di festa dal punto di vista dello sport, perché si scende in campo alla fase finale qui a Civitavecchia per il Cacaderra Waterpolo Challenge, mai considerato campionato italiano. Per quanto riguarda gli under 13, poi arriva anche Roberto Lacaterra a Bordovasca, credo con la coppa del vincitore, vista la stazza della coppa stessa, la mole della coppa. Questo match state seguendo gli occhi di Paolo Parasacchi. Visnova che ha iniziato molto meglio, rubato il pallone da parte di Di Mario e quindi porta il pallone, si va a centro boa, interviene il difensore Trentini, una coppa altissima, coppa alta quasi come un bambino di 6 anni, direi, insomma, non molto più alta rispetto ai giocatori che stanno affrontando questo torneo, possiamo dire così simpaticamente. Vediamo anche Gianni Tormina come giudice arbitro a seguire il match a Bordovasca vicino ai fratelli Alessandro e Roberto Carrera. Ruba Provenziani il pallone, si va via Provenziani è solo Provenziani, il tiro Luca
Provenziani, e con questo gol dimostra di poter essere uno dei candidati alla vittoria di premio del miglior giocatore del torneo. Rete a quella di Provenziani, che arriva a quota 24 gol realizzati in questo torneo. È uno dei bomber, ovviamente c'è da fare tutta la classifica marcatori, visto che era impossibile farla prima di questo match, visto che si sono giocate gare anche fino a ridosso della partenza di questa gara. Vediamo anche in mattinata, si è conclusa anche la fase del torneo di consolazione per le squadre che andavano dal 17esimo al 32esimo posto. Si gioca con Porcile davanti il pallone per Gandolfo cerca di rubare palla, ma alla fine c'è l'intercetto di Quattrini. 2:25 da giocare in questo primo tempo. Il lancio di Benedetti per Geremia Di Mario, ieri che ha segnato gol dell'11-0 a centroboa per Giuliano, anzi praticamente all'esterno. Dall'altra parte Provenziani, posizione 5, 2:10 da giocare. Provenziani a spazio, Provenziani si ferma, Provenziani prova il tiro, forse va dietro da Quattrini va a centroboa, non riesce però ancora, se vediamo ancora con Giuliano Ferdinando, doppietta di Giuliano, partenza di Visdova identica a quella di ieri, chiama il time out mister Vittarello e si interrompe il gioco. Visdova che ieri ha chiuso il primo tempo avanti per 6-0 sul Salerno, quest'oggi sta ripetendo 4-0 già nei primi 6 minuti e mezzo di gioco, nemmeno 6 minuti e mezzo visto che mancano 82 secondi al termine di questo primo tempo, a cui time out. Nel frattempo vi ricordo anche l'appuntamento con Pallano Tiamo, che riprenderà dopo la sosta per le festività pasquali martedì, non quello che arriverà, ma quello dopo, con il racconto della quarta giornata di ritorno del campionato di Serie 2, Girone Sud e Girone Nord, tutti i risultati, le immagini, le interviste, anche i gol o le opinioni riguardo la giornata del campionato di pallanuoto Girone Sud, ma anche Girone Nord, ma con gli interventi da praticamente tutte le vasche, potete trovarli a Pallano Tiamo, che potete seguire su YouTube sul canale di 0766 News Trip TV. Tutto è pronto per la ripresa del gioco. Vantaggio di 4 gol di Visdova, come indica anche il tabellone che si trova in giuria. Vediamo anche Gianni Dormina, vediamo a bordo vasca anche Damiano Caponero, giocatore Provenziani, palombella Luca Provenziani, anche ieri ha fatto un gol così e oggi si ripete la doppietta di Provenziani. 5-0, questa finale sembra avere già, non dico una vincitrice, ma sicuramente un autorevole candidato, ovvero il Visdova, che come detto sta bissando quello che ha fatto ieri. 1:18 da giocare, è stato un piccolo problema con la rete e si sono subito attivati i fratelli di Accaterra per risolvere il problema di una parte della rete che si è leggermente distaccata rispetto al palo. Sono intervenuti con la loro esperienza anche da questo lato, abbiamo anche esperienza non dal lato pallanuotistico in questo caso, organizzativo, ma proprio da custode della piscina. L'espulsione chiamata a Quattrini, che va nel pozzetto, uomo in più per il quinto. Massa, Augusto Massa, lui ieri ha giocato nell'All-Star Game. Viene avanti anche Marco Porcile a centroboa. Gandolfo gliela ruba Geremia Di Mario, che si impossessa del pallone. 30 secondi rimangono all'appello per questo primo tempo. Il lancio immediato per molto buono Bellantoni, che guadagna anche l'espulsione. Grande azione di Bellantoni, anche fortunato direi, però comunque sia ha avuto la cinestesia per fare quel tipo di azione. L'espulsione, doppio uomo in più per il Visnova, c'è lo spazio per Giuliano Ferdinando 6-0, uguale a ieri il primo tempo del Visnova. 10 secondi al termine, vediamo se ci sarà un tiro franco per chiudere questo primo tempo, visto che il cronometro sta trascorrendo. Si vuole riprendere a giocare forse, anzi no, il primo tempo finisce qui, Visnova 6, quinto 0. Via! È appena iniziato il secondo tempo di questa finale. Finale al momento tutt'altro che equilibrata. E Provenziani vince anche lo scatto al centro. 6 gol di Visdova, 0 per il quinto. Punteggio tennistico qui a Viale Lazio, al Palagalli di Civecchia. Visdova che ha iniziato al meglio con il tris di Giuliano, doppietta di Provenziani e gol anche di Bellantoni. Protagonisti anche del successo ieri. Sono solamente i bomber di questo Visdova di Daniele Ruffelli. Palla per Villa. Tommaso Villa, vediamo il frappo a bordo vasca, anche Damiano Caponero, Daniele Sensi, avete presenza, ma anche Enrico Accaterra, che sabato prossimo sarà ospite del Palagalli, ma da avversario, perché c'è Civitavecchia Roma. Quinto in attacco, la palombella alta
Guglielmo Trentini ci ha provato, ma non ha trovato il contatto con la porta. Intanto Rivo a Caterra a colloquio con lo zio Alessandro, figlio di Roberto Rivo a Caterra, giocatore della Roma che ha giocato per due anni al Civitavecchia, nativo di Pescara ma cresciuto nel settore giovanile del Brescia, ha giocato anche con la Florenzia. Andiamo all'attacco del Visdova con Quattrini, il tiro, palo e poi in mezzo nuovamente il Visdova, solamente acqua per Bellantoni che ha lisciato clamorosamente il pallone. Possesso quindi per il quinto che ha tremato nuovamente, ha rischiato di beccare anche il settimo, però dall'altra parte c'è stata anche l'occasione propiziata per Trentini che poteva dare il gol numero uno per i genovesi nel corso di questa partita. Mora, ecco il metronomo del quinto, un po' di fatica perché c'è il pressing altissimo di Bellantoni. Mora allarga tutto per Carbone, Roberto Carbone, da 5 verso 1, non si vedono spesso questi passaggi, soprattutto a livello under 13, però questa volta l'ha tentato il giocatore Carbone. Palla in mezzo di Trentini a servire Migliorini, che però è stato beffato dal raddoppio di Provenziani e Benedetti. Gianmarco Benedetti porta la palla, Benedetti a spazio, Benedetti avanza, guarda la porta Benedetti, Provenziani, il tiro, traversa e poi linea dentro per il quinto, la palla non è entrata. Sono passati 2 minuti dall'inizio di questo secondo tempo, vantaggio 6-0 del Visnova che sembra aver rincanalato la strada per vincere questo torneo. L'anno scorso il Visnova si è fermato alle semifinali e poi ha perso anche la finalina contro la Prolecco. Vediamo la pallombella nel frattempo, traversa alta, Roberto Carbone ci ha provato da posizione 5. Visnova l'anno scorso ha perso in semifinale, poi come detto ha perso anche la finalina contro la Prolecco, è arrivata quindi quarta la squadra giallorossa. Invece il quinto ha chiuso l'avventura agli ottavi, il tiro, palo e Ferdinando Giuliano, davvero scatenato quest'oggi, 7-0 il poker di Giuliano. Quando sono passati nemmeno 3 minuti dall'inizio di questo secondo tempo, il fendente sul secondo palo, posizione 5, palo e poi dentro, niente da fare per Andrea Sacco, è il gol del 7-0. Ormai tutto lascia presagire e anche di più che il Visnova possa portarsi a casa la coppa gigantesca che abbiamo visto prima. Pallone per il quinto, il fallo di Provenziani che viene mandato nel pozzetto dall'arbitro Iba, che non ha condiviso la scelta di Provenziani di andare altissimo, vediamo che era nella metà campo avversaria. Pallone per Edoardo Mora, Mora tenta il tiro, Peluso in angolo, interviene il portiere del Visnova, lui che ha parato un rigore ieri contro il Salerno e poi si è espresso anche ieri sera nella finale nella gara dello Star Game dedicata a Daniele Rossi nella memoria del pallanotista civitavecchese scomparso tragicamente nel 1994, omaggiato come tutti gli anni da Alessandro Roberto Accaterra. Pallone rubato al fratello da Provenziani, Provenziani se ne va via, Provenziani ha messo la quarta, Provenziani a spazio centralmente, Provenziani è libero, Di Mario, Geremia, Di Mario solo, Di Mario, Geremia, Di Mario, la rete del 8-0. Ormai tutto sembra essere deciso nel corso di questa finale. Assegno anche Di Mario che arriva a quota 6 gol realizzati in questo torneo. Nel frattempo anche Nicola Bogdanovic, lo straniero del Civitavecchia a bordo vasca assieme a Damiano Cavonero, seguire le fasi finali di questa partita. C'è anche lì anche il dirigente Vincenzo Pastorelli. Palla per Massa, Augusto Massa, marcatura penetrante direi di Di Mario, che ha ancora voglia di andare a rubare palla, andare a segnare, lui che ha appena realizzato il gol dell'8-0. Visnova che sta stravincendo questo torneo, Visnova però non le ha vinte tutte, ha fatto un pareggio l'ultima del girone 3-3 con il Padova. Qui Padova avrà il merito di aver fermato la possibile vincitrice di questo torneo. Bibolini, Massa, Augusto Massa, 4 secondi al termine dell'azione, Bibolini deve tirare per forza, Bibolini non tira e il quinto muore con la palla in mano per la disperazione di mister Bittarello. Adesso invita i propri ragazzi a tornare in difesa, Visnova che ha una marcia più anche dal punto di vista natatorio, l'abbiamo visto chiaramente. Guglietti allaga il pallone per Consoli, in mezzo spazio per Provenziani cerca lo spazio, si alza la palla da solo e arriva qui Andrea Sacco che capisce tutto e interviene in due tempi sul pallone.
2:15 da giocare per quanto riguarda il secondo parziale di questa gara. Una gara, come hai detto, ha una sola squadra dominatrice, ovviamente una squadra dominatrice nel corso di questo match. Augusto Massa, Massa, Bibolini deve andare verso posizione 1, Trentini Massa non ha spazio, dall'altra parte Trentini, Trentini va a centro a boa, Bibolini in quasi in beduina, ma in realtà non prende forza, la conclusione di Ignazio Bibolini e la parata, direi che nemmeno c'è stata, del portiere Tommaso Peluso. Benedetti porta il pallone, 1:40 da giocare in questo secondo parziale. Di Mario, Geremia Di Mario, è solissimo Provenziani, Luca Provenziani, 9-0, ma lì il quinto ha chiaramente dormito, direi, il triste di Provenziani, schiacciante la sua vedeta da parte dei giallorossi, dei Leoni, triplette anche per Provenziani, è assolutamente omaggiato da parte del pubblico. C'è l'uscita di Di Mario nel frattempo dal campo di gioco, ingresso per Romagnoli, credo per la prima volta in questa partita, se non vado errato. Palla per Bibolini, Presenza ha avuto quell'occasione con una beduina scagliata, Bibolini appoggia orizzontalmente per Mora, Mora avanza, bracciate per Mora, Mora poi consegna la palla sull'acqua per Trentini, Trentini davanti e arriva qui Benedetti che prende pallone e innesca nuova azione del Visnova, Peluso lancia la palla, Guglietti, Marco Guglietti, male qui Guglietti, si fa respingere un pochino il pallone, più che altro sul braccio è andato l'avversario che si trattava di Massa. Flavio Consoli va a centro a boa, bene questo passaggio, però c'è anche l'intervento efficace di Edoardo Mora. Ultimi 20 secondi di questo secondo tempo, Quinto deve cercare il tiro dalla distanza se vuole fare male a Peluso. Sacco porta la palla, Quinto rischia di morire nuovamente con la palla in mano, lancio in avanti, un traversone per Gandolfo che deve tirare, non tira Gandolfo e finisce qui il secondo tempo. Visnova 9, Quinto 0. Via, è appena iniziato il terzo tempo della finale, una finale che sembra essere già scritta, 9-0 del Visnova ai danni del Quinto. Visnova che non prende lo scatto al centro, viene conquistato da parte del Quinto dopo un attimo di sussulti, perché alla fine poi c'è stato l'intervento da parte di Massa che ha preso questo pallone e adesso lo serve a Trentini, Guglielmo Trentini, marcatore aderente di Alberto Costanzo. Trentini, Trentini non riesce a conquistare fallo, il fallo di Costanzo, ma che lamentela di Trentini che era stato marchiato a fuoco praticamente da parte dell'avversario, mentre ci sta l'impressing asfissiante da parte del giocatore del Visnova. Palla centro, ovviamente essendo categoria under 13 non ci sono tanti schemi, come giusto che sia, perché ragazzi devono pensare soprattutto a divertirsi, non c'è tattica. Un po' un fallo del Visnova, palla al Quinto, anzi palla al Visnova per una palla a fondo dei giocatori del Quinto, diciamo la prima cosa che viene insegnata è quella del pressing, perché i giocatori ovviamente puntano soprattutto su quello. Vediamo anche Marco Pagliarini arrivare in piscina assieme alla figlia, la sincronetta Elisa. La palla quindi per Romagnoli, Romagnoli viene fermato da Massa, Romagnoli a centro boa per Bellantoni, Bellantoni perde il pallone, c'è il raddoppio di Trentini, conquista la palla. Tutti giocatori che magari sono anche ai primi anni, qualcuno può essere anche al secondo anno che gioca a pallanuoto, non hanno tanta esperienza e ancora non sanno giocare l'uomo in più, non sanno sfruttare su via domenica, come è accaduto spesso, come è dovuto vedere nel corso di questa gara, anche nella gara di ieri, della semifinali, per cui puntano prevalentemente su quelle cose che riescono a fare in attesa ovviamente di imparare, e ce ne sarà tempo per questi ragazzi che stanno affacciando alla pallanuoto nazionale. Vediamo lo spazio per Porcile, Porcile dietro per Trentini, Trentini e Mora, però deve tirare qualcuno, tira nessuno qui del Quinto, Mora e Visnova infatti si difende bene, torna subito in vasca Benedetti con l'espulsione, e qui il recupero, anzi perde la palla in realtà il Quinto e va via Bellantoni, Bellantoni parte a tutti, Bellantoni contro tutti, Bellantoni intervento efficace, Mora, bene qui Edoardo Mora all'ultimo è intervenuto, non ha avuto paura dell'avanzata avvolgente di Emanuele Bellantoni, anzi, Ugo Emanuele Bellantoni a voler sottilizzare. Pallone lanciato adesso per Mora, Mora molto attivo in difesa, uno dei migliori difensori visto fino a questo momento nel corso di questo torneo. Trentini, lui si sta disimpegnando
nonostante la marcatura in questo caso di Consoli non gli stia dando molto spazio. Palla a centro a Boa, capisce tutto Guglietti, gli applausi del pubblico del Palagalli nei confronti di Marco Guglietti. Sono passati già 3 minuti nel corso di questo terzo tempo, il punteggio non è cambiato, Visnova 9, Quinto 0, niente, adesso ti fa anche un pochino per il quinto, una palla rubata da Trentini con speriamo il quinto possa segnare almeno un gol nel corso di questa finale, se lo merita dopo il lungo percorso. Vediamo il quinto, era fino a questa semifinale l'unica squadra che ha vinto tutte le partite. Palla per il portiere Peluso del Visnova, lancio per Guglietti, Guglietti ha spazio però non viene avanti, trova in realtà Benedetti a centro a Boa, lo spazio, il tiro ciccato da Belantoni, non riesce ad alzarsi al meglio per poter andare alla conclusione e c'è l'intervento facilissimo di Andrea Sacco. È scattato Porcile, non viene servito perché fa buona guardia Guglietti, tocca a Massa prendere questo pallone, il fallo e l'espulsione chiamata al difensore del Visnova, ovvero Romagnoli. Poi più per il quinto, Quinto però non riesce a sfruttare questo fattore, vedete, anche perché ci sono pochi secondi per giocare l'uomo in più, visto che il giocatore esce e rientra subito, gli basta toccare il pozzetto una volta passata la linea di fondo campo e può rientrare subito in campo. Questo avviene per le categorie under 13 ma anche per le categorie regionali fino all'under 20. Si ricomincia con Romagnoli. Romagnoli vuole andare verticalmente per Costanzo, Alberto Costanzo prova a trovare spazio su Porcile, il fallo dello stesso Marco Porcile, Costanzo va a centro a Boa, Benedetti falli in attacco, palla a fondo, doveva tirare forse di prima intenzione Benedetti se voleva fare male alla porta avversaria, atteso troppo, sono andati in due su quel pallone e a quel punto non c'era più margine per andare subito alla conclusione. Lancio per Mora, però capisce tutto Bellantoni, palla per il Visnova, Bellantoni ha capito che il pallone è leggermente lungo, così ha potuto rosicchiarlo l'avversario. Benedetti contro Massa, Benedetti offre il pallone a Guglietti, quindi attacco del Visnova, gallottine bianche che ci provano nuovamente per andare in doppia cifra nel corso di questa partita. Guglietti e poi fallo in attacco, non ha battuto Guglietti, decisione dell'arbitro Iba direi giusta in questo momento. 2.35 da giocare, il rilancio di Sacco per Porcile cerca il fallo, lo trova e poi qua espulsione chiamata a Romagnoli perché non ha lasciato battere il fallo. Trentini è lui l'uomo libero in questo momento, deve tirare Trentini, effetto il tiro, non ha battuto la punizione secondo l'arbitro Iba, chiama il time out mister Ruffelli e si vede tornare in rosso. Ho visto un rosso esibito a qualcuno della panchina, al vice allenatore Garré, che è stato espulso da parte dell'arbitro, se non ho visto male. Questo è un rosso esibito da parte di Giuseppe Iba. Cambia tutti il tecnico in attesa che si possa riprendere a giocare dopo il time out, è stato chiamato da Daniele Ruffelli l'allenatore che ha vinto anche due europei nazionale giovanile nel 96 a Stoccarda, nel 97 a Istanbul e poi da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Cosenza, Latina e Catania. Fa anche parte ovviamente dello staff tecnico del Visnova assieme ad Alessandro Alcaterra. Si riprende a giocare nel corso di questo terzo tempo, indicazione da parte dell'arbitro Iba per l'ultimo minuto di questo terzo tempo. Questo match è stato sempre seguendo, andiamo la palla a centro a Boa, il fallo in attacco, la spinta di Cicchetti all'avversario, pallone quindi per le gallottine blu, i biancorossi che ci provano, fallo di Consoli a oltre 15 metri dalla porta, ancora un fallo questa volta su Mora. 35 secondi, Quinto deve andare a cercare la posizione ravvicinata alla porta per andare al tiro, va alla centro a Boa, adesso si può andare a giocarla, Peluso la beduina di Migliorini,
Milionini scheda addirittura in fuori gioco, era a due metri dalla porta, forse anche meno. Fatto sta che Peluso ha difeso la sua porta. Ultimi 13 secondi, vediamo se Fisdava ci prova a andare sul 10-0. Si gioca con Di Mario, 8 secondi, 7 secondi. Palla per Giuliano, cerca il fallo Giuliano, deve tirare Giuliano, 3 secondi. Non tira Giuliano. E il terzo tempo finisce qui. Anzi, c'è il fallo, ma nessuno chiama l'interruzione del terzo tempo. Palla ancora a centro Boa. Si gioca ancora, non so per quanto tempo, perché fuori nel frattempo palla al quinto. E si fa proseguire. No, no, si deve continuare a giocare. Adesso non sappiamo ovviamente quanto manca. Sembrava che stesse per terminare il terzo tempo. In realtà non è così, si prosegue. Mora gliela ruba Michiche. Poi ancora Michiche la perde. Mora se ne impossessa. Mora esce anche dal rettangolo di gioco per recuperare il pallone. Mora per Trentini. Nuovamente Edoardo Mora, centro boa, Migliorini. Migliorini, questa volta non c'è spazio per la beduina. Per cui pallone per i Leoni. Ultimi 15 secondi di gioco. Misnava deve cercare il tiro. Si gioca via. Ultimi 8 minuti di questa finale della quarta edizione del Calcaterra Waterpolo Challenge. Misnava sembra essere pronto per andare sul gradino più alto del podio e portarsi a casa la coppa. Misnava perde subito il pallone. Inizio di ultimo tempo è irreale, con Quinto che può andare in controfuga, con Carbone che porta la palla, appoggia dietro per Mora, controfuga che svanisce in giro di qualche secondo. Si fa sentire mister Bittadello dalla panchina genovese. Carbone, più sentente la botta. Carbone, Carbone dietro per Mora, Mora Trentini, Trentini a spazio, vuole il pallone Carbone, palombella Peluso, facile, interviene, finisce così la prima azione offensiva da parte del Quinto. Mi stava a conducere grazie al poker di Giuliano, la tripletta di Provenziani, gol di Di Mario e Bellantoni per quanto riguarda la squadra giallorossa. Palla centroboa per Giuliano, Giuliano va via, Giuliano, Giuliano, e lì se fosse stato più furbo avrebbe preso rigore. Si è spostato lateralmente, forse si è fatto centralmente, o segnava o prendeva rigore. Questo non è accaduto, ovviamente parliamo di Under 13 che hanno tutto il tempo per imparare queste cose. Non vogliamo assolutamente essere devastante nei confronti dei giovani giocatori che sono in vasca per questa finalissima del torneo organizzato da Roberto, da Alessandro Accadere. Si ricomincia, un minuto e mezzo è passato dall'inizio di quest'ultimo tempo, teniamo solamente il finale ormai della gara, la sirena finale che confermi che il Visnova ha vinto questa edizione del Calcaterra Waterpolo Challenge. Il tiro blocca Sacco, ci ha provato Geremia Di Mario per quanto riguarda i Leoni romani. Carbone, Carbone contro Cicchetti, ancora Carbone, palla centroboa per Migliorini, Migliorini esce, Peluso prende il pallone e qui chance per il Visnova, l'espulsione chiamata a Migliorini per un fallo in fase di partenza verso la difesa. Uomo in più per il Visnova, ci sono spazi per l'uomo in più perché Milioni deve fare 20 metri per tornare in difesa. Anelli, Anelli, passaggio per Ferdinando, Giuliano, e siamo 10-0. Metà dei gol li ha fatti Ferdinando Giuliano. 10-0, punteggio direi pesantissimo nei confronti del Quinto. Forse anche oltre i reali meriti. Adesso gioca in discesa chiarissima, una salita incredibile, un Kilimangiaro quello che attende invece i piccoli ragazzi di Genova. Mora per Trentini, nuovamente Edoardo Mora, avanza lui, raddoppiato da quelli di Visnova, poi il fallo di Consoli. 5 minuti al termine di questa gara che state sempre seguendo con gli occhi di Paolo Parasacchi. Carrazza, Mora, Trentini, non guarda la porta Trentini, nuovamente dietro, qui forse poteva avanzare. Mora, Mora va verso posizione 5 dove c'è Carrazza, palla a centroboa ed esce dai blocchi, anzi è Di Mario che ruba il pallone, c'è libertà per Cicchetti, Cicchetti se ne va via, 3 contro 2, Cicchetti, Cicchetti prova a sganciarsi
Trentini, palla centro boa, il fallo in attacco, palla a fondo di Giuliano, bene qui Mora che ha mandato in confusione l'avversario. Carbone, c'è spazio per Carbone, nessuno si sgancia del Visnova, Carbone può andare in porta, Carbone, il tiro, Roberto Carbone, il primo gol del quinto realizzato da Roberto Carbone, ha avuto spazio sul suo corridoio, l'ha messa dentro, siamo 10-1. Carbone non ha avuto paura, si è presentato davanti a Peluso e l'ha messa dentro, il gol da parte del giocatore genovese. 10-1 il punteggio adesso, qualche cambio per entrambi i tecnici adesso, fuori tra gli altri Giuliano e Di Mario per il Visnova e anche Carrazza per il quinto, Tommaso Carrazza. 3:30 rimangono ancora sulla clessidra per chiudere questa sfida. Si va da Romagnoli, Romagnoli adesso al centro, va aperto subito il pallone, Mora si avvantaggia della situazione e poi fa intervenire anche Sacco nell'azione comandata adesso da parte del quinto, lancio lungo di Sacco per Guglielmo Trentini. Trentini prova a andare in scavalcamento, Trentini, il fallo commesso da Anelli, Davide Anelli ha fatto fallo, palla centro boa per Gandolfo, Gandolfo è l'espulsione, non vale ovviamente il gol di Gandolfo, va nel pozzetto Guglietti, Gandolfo deve andare in porta per prendere questo pallone, fa riprendere subito il gioco, sta trascorrendo il tempo, Gardella, Filippo Gardella per Carbone, il tiro alto, non l'ha toccata Peluso, Carbone ha cercato la doppietta, 3 contro 2, devono però allargarsi, sono troppo stretti quelli del Visnova, la butta fuori il portiere Peluso che si scusa nei confronti di Michiche, era scattato prontamente Riccardo Michiche, 2:25 sul cronometro, Visnova 10, quinto 1. Ormai attendiamo solamente il finale di questo torneo, dopo 4 giorni di gare, dopo centinaia di partite, si è giunti all'ultima gara, all'atto finale. Pallone a mezzo, al perimetro, l'espulsione è per Guglietti, conquistata da Gandolfo, spazio per Massa, Massa va dietro in realtà per Carbone, Carbone dall'altra parte per Gardella, la palla nel campo, andiamo da palla per... Si va a toccare la corsia laterale, vale se tocca quella di fondo o no? Non sono così da palla nodo. Gardella, Gardella 1:45 da giocare. Carbone, vediamo se tenta la botta, in realtà non è così. Trentini, Trentini prova ad accentrarsi, l'espulsione chiamata ad Anelli. Uomo in più per il quinto. 1:30 da giocare. Massa, Massa, tenta il tiro. La stoppata in qualche modo di Cicchetti, Visnova in attacco, c'è libertà per Guglietti, libertà per Guglietti, non viene servita, adesso sì, Guglietti è partito, palla un pochino troppo larga, spazio per Consoli in mezzo, dall'altra parte c'è anche margine per Michiche, Michiche offre il pallone a Consoli, Consoli cerca spazio, cerca il fallo, Consoli, vediamo se tira, non tira Consoli, si guarda intorno a Consoli, Consoli adesso va a centro boa, l'espulsione chiamata a Massa, Guglietti a spazio, Guglietti nuovamente in mezzo, Guglietti prova di prima perché c'è il ritorno di Carbone, ultimo minuto nel corso di questa gara, ormai ci accenniamo a preparare alla premiazione. Trentini, 35 secondi da giocare, il fallo commesso da Romagnoli, lotta Gandolfo nel perimetro, Desario, Filippo Desario, 25 secondi al termine, Desario avanza, palla sulla mano destra, 8 secondi al termine del tempo di possesso, il tiro, Peluso sul tiro di Trentini, palla al Visnova, 14 secondi, Peluso lancia lunghissimo, Michiche, Michiche deve sbrigarsi, Michiche va verso la porta, 5 secondi, 4 secondi, Michiche, rigore per il Visnova a chiudere questo torneo, Michiche ha conquistato il fallo, vediamo se tirerà lui. Michiche va dai 5 metri, rigore e poi si chiuderà questo torneo. Ultimo atto, Michiche contro Sacco. Riccardo Michiche e al Palagalli è finita. Il Visnova batte quinto per 11-1 e vince la quarta edizione del Calcaterra Waterpolo Challenge.
è la seconda vittoria del Wiesdorfer in questo torneo, le ha già fatto in passato nel 2016, per cui secondo torneo vinto per il Wiesdorfer nel Kakaderovo del Polo Challenge, esultanza dei piccoli giallorossi. Ricordiamo i marcatori di questa partita: per il Wiesdorfer 5 gol di Giuliano, tripletta di Provenziani e i gol di Michiché, di Mario e Bellantoni. D'altra parte Carbone ha tenuto alta la bandiera del quinto. Possiamo andare quindi in conclusione di questa telecronaca. Ringrazio Paola Parasacchi, grazie Socchi, avete visto questa partita. Un saluto da Giovanni Impinelli.